siamo a un passaggio molto importante e non vi nascondo, nonostante la mia frequentazione delle aule consiliari o delle aule parlamentari, una certa emozione per la particolarità che mi chiama oggi a fare questo intervento nell'aula del Consiglio Comunale di Napoli. Per come si è sviluppata la vicenda che ha riguardato la sospensione di Luigi De Magistris, con la certezza che molto presto lui possa tornare in questi banchi e continuare l'esperienza che abbiamo cominciato nel 2011, vincendo una difficile sfida anche di innovazione rispetto a quelli che erano stati gli schemi della politica nei 15 anni precedenti. La tipologia della coalizione che portò alla vittoria di Luigi De Magistris, lo straordinario movimento civile che si animò attorno alla sua figura e che in questi anni ha visto anche un consolidarsi all'interno della città, pur nelle difficoltà che abbiamo trovato, nelle difficoltà che ancora permangono e che spesso ci fanno commettere errori rispetto ai quali c'è bisogno anche di rivedere alcune cose per poter arrivare alla fine di questa esperienza amministrativa mantenendo quella voglia, quella passione, quell'impegno civile e consolidando l'esperienza di governo attorno a Luigi De Magistris. Vedete, io sto leggendo molte cose in questi giorni che mi lasciano un po' esterrefatti, anche alcuni editoriali di importanti quotidiani che rappresentano una realtà diversa da quella che stiamo vivendo. Io credo che Luigi De Magistris, che ingiustamente si trova sospeso una funzione, una legge contestata da tutte le parti, con molti profili di incostituzionalità, sta muovendosi esattamente nell'alveo istituzionale per difendere la sua posizione e per riuscire anche nelle sedi istituzionali classiche, le aule del Tribunale, a dimostrare la sua totale estraneità e l'aver sempre servito lo Stato con lealtà alla Costituzione repubblicana. Il sindaco di strada sta facendo un'esperienza straordinaria di ascolto dei cittadini, cose che avevamo sempre fatto, ma che probabilmente anche per l'attivismo con cui ci siamo mossi e per le difficoltà legate alla macchina amministrativa del Comune di Napoli non sempre hanno consentito di mantenere alta questo livello di partecipazione e di condivisione alle scelte da parte dei cittadini, ed è un'esperienza per certi versi anche importante, fondamentale per recuperare quella voglia, quella vitalità che in qualche parte poteva essere appannata. Chi conosce la mia storia politica e personale sa bene che non c'è bisogno che qualcuno mi dica le cose da fare, se c'è condivisione è la condivisione sul progetto, quindi non c'è una etera direzione come si cerca di far trasparire dagli organi di stampa, ma c'è una condivisione su un progetto, c'è la maturità di un'esperienza di questi anni che ha consolidato anche i rapporti personali, politici, c'è una giunta compatta che sta credendo in un momento di difficoltà alla necessità di serrare le fila e di provare a rimettere al centro del dibattito nella città i temi esclusivi della città. Siamo passati attraverso momenti difficili e credo che l'approvazione del bilancio fatta in quest'aula dopo una notte il sabato mattina, quando c'era già la decisione del Tribunale in primo grado, del Tribunale di Roma, della sospensione, della condanna del sindaco in primo grado e della attesa della sospensione, e tutti i consiglieri che hanno espresso solidarietà, impegno e condivisione sul bilancio che abbiamo approvato, beh, insomma, io penso che quello è un punto di partenza dal quale non si può far finta di non cogliere tutta l'importanza. La sospensione avvenuta 3 giorni dopo non cambia il corso di quella decisione assunta dal Consiglio Comunale con quel voto. E ricordo che quello è stato il nostro primo bilancio dopo l'approvazione del piano di riequilibrio. Molte volte noi ci dimentichiamo, e forse lo facciamo anche noi, del punto di partenza, della situazione in cui noi abbiamo cominciato queste esperienze, delle difficoltà che abbiamo trovato. Mi fa piacere che il consigliere Antonio Borriello, intervenendo in aula, ricordi le difficoltà legate al mondo del lavoro.
Vorrei ricordare al consigliere Borriello che il Partito Democratico continua a chiedere lo scioglimento del Consiglio Comunale di Napoli e il commissariamento della città, perché questo significherebbe e questo impedirebbe esattamente il completamento delle procedure per garantire lavoro e stabilità e sicurezza ai lavoratori da Bagnoli Futuro, del Consorzio San Giovanni e di tutte le altre aziende partecipate, rispetto alle quali abbiamo fatto un lavoro straordinario di cui ne rivendichiamo appieno la nella consapevolezza delle difficoltà che avevamo, perché in una situazione di predissesto, se avessimo fatto come qualcuno chiedeva, dichiarato il dissesto finanziario nella città di Napoli, avremmo dovuto mettere in mobilità centinaia e centinaia di lavoratori, e mettere in mobilità i lavoratori nella città di Napoli significa mandarli nella strada del licenziamento e dell'abbandono del posto di lavoro. Tranquillizzo il consigliere Borria, andiamo avanti anche per assicurare la stabilità e il futuro lavoratori a tutti i lavoratori delle nostre aziende partecipate, a cominciare dalla Bagnoli Futura, e nella giornata di domani insieme all'assessore Pannini e all'assessore Palma abbiamo una giornata importante con i sindacati, e anche i sindacati vogliamo ricordare questo, a tutte le organizzazioni sindacali, CGL, CISL, UIL e UGL, li incontriamo domani per chiudere un protocollo che stabilisce appunto tutte le mobilità dei lavoratori tra le varie aziende del Comune di Napoli. È un punto chiaramente importante per noi, è un punto sul quale si gioca molta della nostra credibilità, perché noi pensiamo di aver fatto una cosa importante, quella della innanzitutto mettere al sicuro le aziende che avevano una gestione non da aziende pubbliche efficienti, abbiamo rimesso a posto i conti e dopo l'approvazione del piano di riequilibrio, dicevo, questo è il primo bilancio in cui noi possiamo finalmente cominciare a raccogliere quei risultati importanti per migliorare l'efficienza dei servizi, dare quelle risposte, lo dico al consigliere Russo, quelle risposte ai cittadini che non hanno avuto ancora fino ad ora, perché voglio ricordare un altro aspetto. Il Comune di Napoli negli anni passati aveva scelto la strada dell'esternalizzazione di gran parte dei servizi, dall'igiene urbana ai servizi come giardini, fognature, perché si era deciso di non investire più sulla risorsa umana. C'erano dirigenti esterni, scarsa valorizzazione del personale interno, appalti esterni a ditte. Dopodiché, se non riesci a mettere in campo una macchina organizzativa funzionale, è difficile dare quelle risposte ai cittadini che si aspettano. E noi siamo al punto di svolta, questo è il motivo per cui noi andiamo avanti. E non andiamo avanti perché abbiamo voglia di mantenere una poltrona scomoda, sia credo in giunta sia in consiglio. Si va avanti proprio perché c'è l'esigenza di completare un percorso provando a fare qualcosa in più, e questo qualcosa in più per poterlo fare c'è bisogno però di ritrovare uno spirito di unità tra tutte le forze che hanno dato vita a questa esperienza, di provare anche a ritrovare quelle forze che in questi anni, singole associate, che si sono allontanate per dei distinguo, per delle critiche, per delle incomprensioni, sicuramente dei buoni motivi, ma oggi credo che ci sono le condizioni per riprendere quello spirito iniziale, provando a fare un passo avanti per la ricomposizione di una maggioranza che guardi all'interesse della città e del bene comune. Credo che già in occasione del bilancio, con le espressioni che ci sono state di forze politiche, a cominciare da Sinistra, Ecologia e Libertà, al grande senso di responsabilità e di appartenenza e di condivisione dell'importanza di tenere in vita un'esperienza, di dare forza al centro-sinistra, come hanno fatto i consiglieri di Sinistra in Movimento, che pur non votando un proprio candidato hanno garantito in occasione della città metropolitana un voto molto importante, alle nuove forze che si organizzano in Consiglio Comunale. Ecco, noi dobbiamo su questo intenderci, lo dico soprattutto agli organi di stampa. Tutto questo avviene perché c'è un trasformismo, perché c'è un riposizionamento opportunistico o perché c'è una condivisione sul progetto e sull'importanza di far proseguire l'esperienza e di impedire un commissariamento lungo alla città di Napoli che metterebbe in grave difficoltà la città in un momento, in un passaggio storico, perché si attendono grandi questioni nel dibattito politico anche nazionale. Mi riferisco in primis alla vicenda di Bagnoli, a quello che è accaduto, al tentativo di esproprio della competenza di questo Consiglio Comunale e di tutti i Consigli Comunali. Mi fa piacere stamattina la consigliera Goccia citava l'editoriale di Settis. Finalmente anche in Italia si sono accorti che non era una rivendicazione di questo Comune e che quel Sblocca Italia
mette in discussione alcuni cardini fondamentali del diritto ambientale, della tutela del paesaggio, di alcuni elementi che dietro la preoccupazione dell'accelerazione in realtà cancellano alcuni diritti importanti, così come la zona orientale di Napoli, così come i grandi progetti che stanno finalmente per partire, e noi vorremmo che a vigilare sull'attuazione dei programmi e dei progetti siano le forze democratiche, sia il Consiglio Comunale, l'Assemblea Elettiva democraticamente eletta o un commissario, o il ritorno di alcuni padrini o padroni della politica o dell'impresa locale che in qualche modo hanno la gran voglia di rimettere di nuovo le mani sulla città. Ecco, noi sono questi i motivi che ci tengono saldamente al governo della città di Napoli e siamo convinti che ci sono le condizioni per il rilancio. Ripeto, noi stiamo facendo il nostro lavoro. Io continuo a fare il lavoro che ho fatto in questi anni insieme ai colleghi di giunta, c'è una voglia di andare avanti. Aspettiamo il rientro di Luigi De Magistris, ma sappiamo che comunque, indipendentemente, speriamo prestissimo, ma anche se ci volesse ancora qualche settimana, noi andiamo avanti e chiediamo uno scatto di reni da parte di tutte le forze politiche di maggioranza, delle forze, ripeto, che della prima ora, delle forze che in questi anni hanno avuto delle critiche e continuano a esprimerle. Ci sono le condizioni per riprendere un cammino comune. Io mi auguro che anche dal dibattito di stamattina escano spunti importanti sul quale fare una riflessione che porti a un rilancio dell'azione amministrativa della Giunta Comunale di Napoli. Grazie.